ormai è diventata una tradizione, una delle manifestazioni più tradizionali del circuito podistico italiano, quindi abbiamo ormai un consolidato, almeno dal punto di vista del percorso, ci sono questi tratti bellissimi dell'Appia Antica e anche del Parco della Caffarella che rendono la manifestazione estremamente particolare. Abbiamo già comunque raggiunto il numero di 5.000 iscritti, quindi siamo molto contenti che tra competitiva e non competitiva che possa esserci, diciamo, un buon risultato, un buon riscontro che non era sicuramente scontato, anche perché quest'anno poi veniamo una settimana dopo la Maratona di Roma. Sicuramente l'atleta di punta è una donna, Veronica Inglese, che ormai rientra a pieno titolo tra i migliori mezzofondiste europee, è giunta prima delle europee al campionato mondiale di mezza maratona che c'è stato qualche settimana fa a Cardiff, è un'atleta che noi abbiamo seguito da molto tempo, vincitrice delle edizioni del 2011 e 2012, quindi siamo ben lieti che abbia deciso di tornare per la terza volta alla MVA Appia Reno. Se noi analizziamo nel corso dell'anno tutte queste iniziative, ormai ci sono alcune che fanno parte della storia, della tradizione, di quella del nostro DNA. Se pensiamo che questa iniziativa parte subito dopo la Maratona di Roma, vuol dire che se i numeri stanno dando ragione, vuol dire che ha tutta una sua storia dietro. E questo è importante perché? Perché ci permette forse di fare anche un po' di chiarezza su tutte queste competizioni e soprattutto ci permette di avere un calendario sempre più finalizzato e preciso per promuoverlo tutto quanto, anche dal punto di vista mediatico e istituzionale. Deve essere stilato un programma di competizioni per fare in maniera tale. La cosa peggiore è che in un momento difficile come questo ci siano delle competizioni che si fanno concorrenza, cioè che nello stesso giorno, nella stessa regione, nella stessa provincia ci siano una serie di competizioni dove a quel punto deve fare una scelta. Io credo che il programma deve essere finalizzato, dall'altra parte dare merito e riconoscimento a chi ha una storia, a chi ha un'organizzazione, chi ha tutto quanto e chi vorrebbe a quel punto si mette in lista d'attesa e domani potrà entrare. Io credo che poi oltretutto in un momento come questo, dove una città sta portando avanti questo sogno olimpico e competizioni del genere possono essere un bellissimo biglietto da visita di volano per far capire che questa città, al di là dell'aspetto sportivo, al di là dell'aspetto impiantistico, ha un valore aggiunto, che è il valore della sua storia, della sua cultura, che non ha nessun paese al mondo, e su questo siamo i primi. Allora ecco, leggere questo Appia Run con la parola Appia, credo che a questo punto siamo solo noi che ce lo possiamo permettere. Cosa importante è che quest'anno abbiamo rinnovato l'accordo anche con l'Istituto Superiore di Sanità per l'Alcohol Prevention Race, per cui la manifestazione è testimonial anche di questa campagna per la prevenzione sull'abuso dell'alcol nelle giovani generazioni. Abbiamo un partner così importante come Amway, che è un colosso della vendita diretta, e siamo ben fieri e lieti che un'azienda come questa, che è presente in oltre 100 paesi del mondo, abbia scelto noi per promuovere il suo marchio e la sua immagine. Questo tipo di manifestazione calza perfettamente con quella che è la filosofia di Amway e più specificatamente la filosofia di Nutrilite, che è il brand con cui Amway sarà presente sul percorso. Filosofia che è quella di promuovere innanzitutto uno stile di vita attivo, ma anche una buona nutrizione e divertirsi allo stesso tempo. Per noi è una manifestazione che si abbina a una decisione strategica, che è stata quella di aprire su Roma un business center e intorno al quale stiamo creando una serie di iniziative, tra cui la Amway Appia Run, che possono andare a favorire lo sviluppo del business stesso.
Durante la manifestazione tutti i corridori avranno la possibilità di provare nei prodotti Nutrilite. Nutrilite che ha un range di integratori alimentari molto ampio, che va dal semplice integratore salino alle vitamine e minerali. Si tratta del primo brand al mondo per la produzione appunto di vitamine e integratori alimentari, e siamo orgogliosi di essere presenti sul territorio, nello specifico con la Mapiaran, per questo nuovo tipo di iniziativa che ci renderà sicuramente orgogliosi di questa nuova collaborazione. La Amway Apiaran già si inserisce in un percorso di attività sportive denominato Amway Active Tour. Sono più che altro attività di diverso tipo, che vanno principalmente sono corse, ma abbiamo anche manifestazioni di ciclismo, di beach volley e così via. Per noi sono un asset strategico, appunto al fine di promuovere lo stile di vita attivo e il nutrirsi bene. Sono un tipo di attività che continueremo nel futuro, anzi, poi abbiamo l'intenzione di ampliare sempre di più.